Eccoci qua, benvenuti a questa zuppa in diretta oggi, martedì 16 giugno. Intanto vi faccio ringrazio tutti quanti i milioni di persone che ci hanno visto ieri sera. È stata una puntata un po' complicata, ma devo dire per me molto interessante. Quindi intanto a tutti quanti voi un grande saluto per quelli che seguono anche la televisione, dove sono molto più istituzionale, anche se ieri quel Raimon là mi stava facendo perdere un po', come si dice, la testa, però a mezzanotte, insomma, diciamo che posso essermela cavata. Fantastico Giuliani, ma oggi il tema fondamentale su tutti i giornali è quello che ovviamente noi abbiamo raccontato ieri in televisione, ribaltando tutta la scaletta, perché noi volevamo parlare degli stati generali, volevamo fare l'intervista, volevamo capire della cassa integrazione. Poi però è arrivata questa vicenda che oggi leggete su tutti i giornali, tranne uno. Qual è l'unico giornale che non parla della mazzetta presunta che avrebbe preso il Movimento 5 Stelle? Ripeto, presunta, perché è semplicemente un'indiscrezione, come tante indiscrezioni sono state, raccontate dai giornali e poi non si sono verificate. Qual è l'unico giornale che non sospetta? Qual è l'unico giornale che non sputtana? Qual è l'unico giornale che crede alla buona fede dei politici? Qual è l'unico giornale garantista? Il Fatto Quotidiano. Travaglio, che liquida in una parentesi quella boiata delle quella fake news delle mazzette date da Maduro. Io la trovo fantastica, perché io vorrei il Fatto Quotidiano che facesse sempre esattamente questa vicenda. Tra l'altro, Fatto Quotidiano che si è appena preso 2,5 milioni di euro garantiti dall'Istituto Pubblico del Fondo di Garanzia. Sono ben contento che lo Stato garantisca il Fatto Quotidiano in maniera tale di aver trovato finalmente un Fatto Quotidiano un pochino più, diciamo, garantista nei confronti dei cattivoni della politica, perché neanche si discute, è un fake, proprio neanche si discute. Gli altri giornali, ovviamente, sulla vicenda dei 3,5 milioni sono, se non altro perché Repubblica è un giornale autorevole, anche se di destra, è autorevole. ABC, e perché un giornale che esiste dal 1904, mi sembra che il fatto di essere monarchici e oggi raccontato in Spagna è un giornale monarchico. Beh, e qual è il problema? E che sono i monarchici? Sono dei minus abens, posto che c'è in realtà poi uno Stato che si chiama Spagna che ha una monarchia. Ma qual è il problema? Non riesco a capire. Se uno è monarchico è un cazzone nell'idea della... Quindi il giornale monarchico e di destra non è attendibile. Può anche essere che sia tutto inattendibile, io non lo so. Tante volte abbiamo pubblicato delle cose. Oggi, in prima pagina, su Corriere della Sera, c'è la versione di una ragazza che viene stuprata e minacciata, e si sentiva addirittura minacciata di morte da Paolo Massari a Milano. Io non so la versione di Massari, però la ragazza dà una versione ed è l'unica cosa che i giornali italiani tengono, cioè la versione dell'accusa, senza sentire la difesa, che in questo momento in galera, che fino a prova contraria potrebbe anche essere innocente, fino a prova contraria. No, c'è soltanto l'accusa, l'intervista della ragazza che dice delle cose che le hanno fatto orribili, se sono state fatte, però bisognerebbe dimostrarle. Quando si tratta invece, cari amici del Fatto, della questione di Maduro, si dà già per acquisito che quello che dice ABC è una minchiata, e quello che dice è tanta roba, perché in realtà io non vorrei entrare, per esempio il giornale fa un titolo fantastico, 5 stelle adios, oppure c'era quella battuta che ho letto da qualcuno, anzi me l'ha detto Nicolino Virenzi, mi ha detto Conte, tutto Conte, dice, vabbè, insomma, lasciamola perdere, sul fatto che Maduro, Conte, Maduro. Però il punto fondamentale è che sulla vicenda dei soldi che arrivano da Caracas, Franco sul Corriere della Sera dice, beh, insomma, io penso che si debba rispettare la smentita, ma rimane l'ambiguità politica del regime, del Movimento 5 Stelle nei confronti del regime, che giustifica tutto questo, costruzione sui 3,5 milioni. E io vi devo dire che non è accettabile il ragionamento di Franco. Figuratevi un po' voi se io ho simpatia nei confronti del Movimento 5 Stelle. Non è accettabile, e vedremo invece che quello di Mattia Feltri lo è di più, perché non si può presumere che un movimento come quello di 5 Stelle abbia simpatia nei confronti del Venezuela, cosa che a me mi fa orrore e li criticherò fino alla morte. Ma tu devi criticare la posizione politica, non puoi pensare che se hai quella posizione politica è così più o
meno giustificabile il fatto che ci sia questa idea che loro possano avere preso dei soldi. O li hanno presi o non li hanno presi, ma non si devono mettere insieme le due cose. Non so se il mio ragionamento vi è chiaro, un po' complicato. Invece lui dice, siccome loro stanno col Venezuela, beh, insomma, allora si capisce bene perché c'è questo clima della tangente col Venezuela. No, non è così, non si può ragionare così, è una roba tremenda, è l'inizio veramente della ghigliottina, quella del fatto, ma che leggo in prima pagina sul Corriere della Sera. Diverso è il ragionamento che fa Mattia Feltri su questa vicenda e che dice che non crede, come non credo anch'io, vi dico la verità, a 2,5, a 3,5 milioni dati a Gianroberto Casaleggio, che poteva avere tutti i difetti del mondo, ma non mi sembra che fosse un approfittatore. Ma la cosa fondamentale, poi si vedrà, la cosa fondamentale, sapete qual è? La cosa fondamentale è che, dice Mattia Feltri, che loro erano e sono contro, in un convegno che fecero recentemente, dissero che contro il nazismo euro-tedesco loro volevano un'alleanza sul modello Alba, che era quella tra Chavez e Castro. Questo è il loro problema, come dice Mattia Feltri, il problema di essere filo putiniani per Salvini. Cioè si entra non nella questione, diciamo, tecnica del Metropol o della stecca, ma della presunta stecca, ma dell'assurda posizione politica. Ecco, su questo possiamo discutere tutte le volte, ne possiamo anche discutere oggi. Beh, insomma, il secondo elemento oggi sui giornali è il direttorio del Movimento 5 Stelle, come dice Repubblica. Dice che per salvare il governo la soluzione è quella di fare un direttorio, perché forse... Toc toc! Non vi siete accorti che c'è un capo politico del Movimento 5 Stelle che si chiama Rocco Crimi? Io la trovo fantastica, il Movimento 5 Stelle ha un capo politico che si chiama Rocco Crimi. Qualcuno di voi mi deve dire se Rocco Crimi ha detto una cosa rilevante negli ultimi 42 anni. No, me lo dovete dire, perché i capi politici io me li immagino che qualche cosa, qualche posizione la dicano. Tra l'altro, tutti questi capi politici, Di Maio, Rocco Crimi e... e Beppe Grillo, avrebbero potuto rispondere al giornalista di ABC invece di dire che quella è merda. Avrebbero potuto dirgli, guarda, a numerose domande che il giornalista gli ha fatto, loro non si sono neanche degnati di rispondere. E adesso non piagnucolino sulle fake news. Oggi mi sembra che c'era Paola Severino che ci spiegava delle fake news sulla stampa. Insomma, fake news, dobbiamo anche dimostrarlo che siano fake, perché qua di fake ne ho viste tantissime sulla trasparenza, i giornali, insomma, a chi le facciamo controllare? Ma comunque, Travaglio ci racconta il futuro del Movimento, e il Travaglio, quando si parla delle questioni del Movimento, così come disse, vi ricorderete, beh, c'ha ragione Bonafede che ha fatto le grandi riforme, ma c'ha anche ragione Di Matteo, quando Di Matteo, il magistrato, disse che di Bonafede non ci si poteva fidare perché gli aveva detto che l'avrebbe nominato a capo del DAP, cioè delle carceri, e poi non fu nominato. E questa volta cosa dice Travaglio? La solita grandissima e genialata veltroniana. Beh, Grillo ha ragione a dire che si deve stare con Conte, perché questo continua a dire Grillo, che ha praticamente svenduto il partito al Partito Democratico. Dice Travaglio, Grillo ha ragione, ma anche ragione Di Battista. Ma come? Ma Di Battista dice esattamente il contrario, che non si deve fare l'accordo col PD. Ma com'è possibile metterli insieme? Beh, il fatto ci riesce, perché se riesce a mettere Bonafede e Di Matteo, riesce a mettere Grillo e riesce a mettere insieme... Di Battista, è evidente il progetto è quello di dire che il Movimento 5 Stelle comunque sia è il mio leader massimo, per entrare, diciamo, nel clima venezuelano e spagnolo col quale in questi giorni bisogna approcciare il Movimento 5 Stelle, anche perché c'è un'altra vicenda fondamentale. Tutti quanti oggi dicono dobbiamo stare attenti all'eredità di Casaleggio, Casaleggio è una persona per bene, non avrebbe mai preso i soldi, figuratevi un po' voi, eccetera. Ma sapete Casaleggio che cosa avrebbe detto e che cosa ha detto il partito del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, tutto avrebbe potuto fare nella sua vita, tranne che allearsi col PD, perché in quella maniera lui se ne sarebbe andato via dall'organizzazione del Movimento. Questo avrebbe fatto oggi Casaleggio, e questi rispettano la sua memoria e dicono che viene infangata quando i loro deputati la infangano, e Grillo per primo facendo l'accordo col PD. Beh, io la trovo fantastica nella gigantesca bolla di ipocrisia che è il rapporto tra il fatto e il Movimento 5 Stelle. I soldi di Maduro in realtà vengono liquidati appunto dal fatto come una carta patacca con tre falsi. Poi c'è l'altra questione, che è l'altro grande gigantesco falso di giornata. Vi hanno raccontato oggi tutti quanti i giornali che ieri c'è stato un consiglio dei ministri straordinario per estendere, dice l'Avvenire, ma non è l'unico, tutti i telegiornali ieri, quattro settimane di integrazione più,
Toro Scaballero, sposto che un mese di cassa integrazione costa 15 miliardi, voglio capire quanti miliardi possiamo spendere per la cassa integrazione. Il punto che è una minchiata, non è vero. Io non capisco perché i giornalisti televisivi, perché i giornalisti che titolano i giornali non si vadano a informare. Quei 4 settimane non sono in più, sono quelle che erano già previste dal decreto rilancio, quello da 55 miliardi, che ha fatto sta genialata. Alcune finivano, venivano fatte a settembre queste 4 settimane. Cosa ha fatto il governo? Il governo ha detto, come fa la gente che non ha ancora ricevuto un euro e che non l'ha ancora ricevuto da marzo a poter andare a lavorare e poter campare a luglio quando magari si lavora? Estendiamo, cioè... Non estendiamo, scusate, mi sto diventando come i giornali. Anticipiamo le 4 settimane previste a settembre, le anticipiamo a coloro che hanno già fatto le 14 settimane di CIG. Non è aumentato niente, posto che sia giusto o sbagliato che farlo, è semplicemente sbagliata l'estensione. Non è stato esteso una minchia, era già estesa per 4 settimane a settembre, l'hanno anticipate a luglio, perché era evidente che uno non poteva stare luglio-agosto, dove si va? Conte e Casalino si prendono i soldi anche se non hanno la cassa integrazione. La gente normale che non lavora non becca una lira, purtroppo la lira non la becca manco se la cassa integrazione sulla carta c'è, che è l'altra cosa incredibile. Tridico che dice prima che abbiamo inondato i soldi di miliardi di italiani, poi dice nessuno sarà senza cassa integrazione il venerdì, deve andare a casa, lo capisce anche un bambino della quarta elementare. Tu non puoi, ma non puoi, non puoi. Ieri c'avevo la signora, un'Emanuela, che mi diceva io da marzo non ricevo un euro e come lei ci sono 500.000 persone e c'è lì il presidente dell'Inps che pontifica. Via! Via! Almeno non parlare. Questa è l'unica cosa che ti chiedo. Oggi a proposito di riforma fiscale, Giuseppe De Filippi sul Foglio, intervista per la sesta volta, non Giuseppe Ruffini, che dice che si deve fare una riforma del fisco. Speriamo che sia decente, che sia meglio delle cose che stanno facendo, diciamo, lì a Villa Panfili, dove il presidente della Confindustria dice vabbè, ok, noi vi daremo il nostro modello, però qua è una serie di modelli, quello della Confindustria, quello di Colao. Tra l'altro oggi la verità scopre, non solo la verità, che un pezzo di quel documento di Colao è stato copiato, errori compresi, pari pari, da un testo universitario di uno dei componenti della commissione. Beh, io la trovo fantastica questa storia del cialtronismo italiano, cioè la task force, i tecnici, quelli in videoconferenza beccati da Colao. Io ve ne immagino, senti professore, che facciamo sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione? Tiè! Gli mando il pezzetto del mio libro che avevo già scritto e che i miei studenti conoscevano, pari pari, senza cambiare nulla. Geniale, geniale! Ci vorrebbe qualcuno che le sapesse raccontare queste cose, ma la verità lo fa decentemente, ovviamente, molto bene. Intervista, Bonomi dice solo annunci, in realtà ieri l'accordo che il governo ha fatto l'ha fatto con la CGIL, la CISL, la UIL, e così andiamo avanti tutti quanti per la strada giusta. Intervista D'Agospia sul Quotidiano Nazionale, io trovo uno dei siti, D'Agostino, uno dei siti più divertenti, interessanti che ci siano in Italia. Il Quotidiano Nazionale dice ha messo a nudo il potere, cosa peraltro verissima. Intervista al Cavaliere oggi sul Riformista, che dice la giustizia che voglio io è quella di Falcone. E infine ritorna il virus in Cina e i giornali unici del virus sono lì che ti drammatizzano la cosa, è ritornato il virus, l'HTC, stiamo a vedere, perché ovviamente c'è tutto da verificare. Benissimo, Francesca, Achille, Cremonini, Maura, quei dati a loro volta sono stati copiati da un articolo sbagliato, mi raccontano tutti i dettagli in più su questa vicenda qua. Tridico deve andare a casa, dice Carolina, anche quello deve andare a casa. Tridico, Mimmo Parisi, Arcuri, abbiamo una specie di grandissima qualità di persone pagate da noi. E che Françoise, buongiorno, e buongiorno a tutti quanti quelli che mi seguono su Instagram e su YouTube e su Facebook, ma il sito dove vedere tutte queste zuppe, perché l'unica cosa che non potranno mai cancellarci è quello, nicolaporro.it, e vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani. Ciao.